ci credo, non ci credo. Benvenuti in Turchia, benvenuti a Istanbul. Oggi è il grande giorno, si gioca la finale di Champions League tra Inter e Manchester City. Letteralmente un sogno che diventa realtà. È dal 2010 che sogno di poter vivere l'esperienza di una finale di Champions League e oggi ci siamo, è il grande giorno. Let's go! Ho anche comprato le scarpe nero-blu apposta per la finale. Eccoli i nostri fratelli nero-azzurri. Mi ero un po' preoccupato ieri sera perché in centro c'erano veramente solo tifosi del City. Adesso ho capito perché. I nostri erano a letto. La mattina presto ci si alza per visitare la città. Siamo persone di cultura. Giusto per darvi un'idea di quanto sia bella Istanbul. Santa Sofia, Moschea Blu. Ma che posto è? Sembra di essere in Game of Thrones, tipo. È pieno di gatti per tutta Istanbul. Ciccio. Yow. Mai vista una cosa così, ci sono tipo 100 persone che pescano sopra un ponte. Ma sono tantissime, continuano anche da questa parte di qua. Lautaro Martinez, eo. Prossima tappa, il Champions League Festival, che è proprio qua dietro le mie spalle. Diciamo che l'idea di venire presto non l'ho avuta solo io. Un solo obiettivo adesso, farsi il selfie con la Champions League. Eccola la Champions! Foto di squadra. Dai Toro! Grandissima quella maglietta di Julian Alvarez che copre il viso di Haaland. Praticamente tutto attorno al percorso ci sono le maglie delle squadre che hanno partecipato a questa edizione della Champions. Qui c'è Leao. Eccola la Champions con dietro le magliette delle due finaliste, let's go! Prendiamola! La portiamo a Milano! È un vero e proprio festival, qui ci sono le gigantografie delle due squadre con il pallone della finale di questa sera. Qui c'è il fan shop e là in fondo sul maxi schermo che trasmetterà la partita questa sera. Adesso stanno giocando alla play. Ovviamente questa sera partiamo nettamente sfavoriti contro un City che ha letteralmente demolito il Bayern e il Real Madrid come se fossero squadre di seconda categoria e che questa sera vorrà anche vendicare la finale di Champions persa 2 anni fa contro il Chelsea. Quest'anno lo stimolo sarà ancora maggiore avendo già vinto l'FA Cup e la Premier, vincendo anche questa sera il Manchester City conquisterebbe il triplete, sarebbe l'ottava squadra di sempre a farlo, tra cui l'Inter. Quindi chi meglio di noi per rovinare questo sogno? Inter che invece arriva in finale dopo aver eliminato le due squadre portoghesi, Porto e Benfica, ma soprattutto il Milan in semifinale in una delle partite, quella di ritorno che più mi ha fatto emozionare nella mia vita. Che fai? Vieni a Istanbul e non mangi il kebab? È più un panino che un kebab, però magari lo fanno così. Proviamo. Niente di che, 5 su 10. E dopo la visita turistica di questa mattina, da persone acculturate quali siamo, abbiamo provato la cucina locale e adesso è ora di dare sfogo ai nostri istinti animaleschi. Andiamo alla fan zone dell'Inter che si trova proprio fuori dallo stadio. Let's go! Eccola la fan zone dell'Inter! Manca sempre meno. Il City è sicuramente fortissimo, ma l'Inter ha tutte le carte in regola per vincere la partita di questa sera e soprattutto, come ha detto Federico Di Marco in conferenza stampa, per il City vincere la Champions è un'ossessione, per l'Inter è un sogno. Noi l'abbiamo già vinta solamente essendoci questa sera. La pressione ce l'hanno tutta loro, basta solamente crederci. E dalla faccia di Lautaro in conferenza direi che i calciatori sono carichi. Ma quanti siamo? In retta, per forza. Sempre ti sarò vicino. Lo 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 Azzurro in cielo.
raga, non potete capire. Mi viene da piangere dall'emozione, che spettacolo. Bella gente che ama soltanto te. Per tutti quei chilometri che ho fatto per insieme. Mancano ancora 3 ore all'inizio della partita, ma è tempo di dirigerci allo stadio. È stato un festival incredibile, una festa clamorosa. Però adesso si entra nel vivo, ora è tempo di fare sul serio. Eccolo in lontananza, lo stadio Atatürk, teatro della finale di Champions League 2023. Immagino che a questo punto vorrete un pronostico da parte mia. Sono convinto che l'Inter questa sera vincerà la Champions League. Prometto di pubblicarlo, anche se non succederà. Riportiamola a Milano. Here we go! Il City per vincere il triplete e la sua prima Champions League. L'Inter per vincere la sua quarta Champions League e salvare il calcio dagli sceicchi. È tempo di andare a vedere dove siamo seduti. Siete pronti? Let's go! Che emozione, ragazzi, ancora non mi sembra vero che siamo qui a Istanbul a giocarci la finale di Champions League. È uno spettacolo incredibile, veramente, è un qualcosa di inspiegabile se non lo vivi. Non succede, perché non succede, ma se succede, mamma, viene fuori il finimondo. Come sempre in queste occasioni lo stadio è diviso in due. Come si vede dal logo dell'Inter, i tifosi dell'Inter sono tutti nella parte destra, mentre i tifosi del City a sinistra. Siamo veramente tantissimi, tantissimi! Manca un'ora all'inizio della partita. Adesso sì, la tensione è difficile da sopportare, ma sempre bello rimane. E c'è l'Inter, questa è l'accoglienza! Dai! Dai! Forza, ragazzi! City! Verde! Eccolo Haaland! Bello però vederlo dal vivo! Internazionale, devi vincere! Che bello, ragazzi, che emozione! So che sono ripetitivo, però è quello che sento, è uno spettacolo, sono onorato di essere qua, onorato! Per sempre ti starò vicino! Iniziano a farsi sentire anche i tifosi del City! Presentano il City! Allettendo il palco per lo show di Burna Boy e Anitta. Che spettacolo! Spettacolo puro! Entrano le squadre, passano accanto al trofeo. Dell'Inter molto semplice, semplicemente la scritta Inter si sfondo nero blu con le bandiere dell'Italia ai lati. È iniziata la finale di Champions League. No. Oh
occasione clamorosa per Bernardo Silva. Internazionale devi vincere! Per l'occasione di Bernardo Silva, l'Inter ha approcciato molto bene la partita, primi 17 minuti fatti come si deve per battere questo City. Ce l'ha un diploma! Si sentono solo i tifosi dell'Inter, i tifosi del City sono completamente in silenzio. Ciolana! Il cuore salta qualche battito quando succedono queste robe. Siamo al 30° del primo tempo, sempre 0-0. De Bruyne non ce la fa. Il City continua a fare possesso palla nella nostra 3/4. Fine primo tempo qui a Istanbul, primo tempo abbastanza equilibrato, il City ha avuto 2-3 occasioni da gol importanti dove Onana è stato bravo. Per il resto l'Inter sta facendo la partita che deve fare. Prova a fare possesso, prova ad attaccarli. Avanti tutta, crediamoci. Inizia il secondo tempo, come sempre la curva spettacolare. Sì! Per Lautaro. Sempre ti starò vicino. La festa dell'imperiale. Siamo la curva nord di Milano. Ogni volta che arrivano sulla 3/4 cade un silenzio tombale da parte di tutti gli interisti che sfocia in un urlo ogni volta che liberiamo la palla. Ma esci! Minuti alla fine, sempre City 1, Inter 0. Bravo, bravo! Vai su! Vai su! Ancora, ancora, ancora! Ah! Manca solo il recupero, 5 minuti. No! Ti prego. No! Non è possibile! Ma non ci credo, non ci credo! Il Manchester City ha vinto la Champions League.
grazie ragazzi. Davvero non so cosa dire, sono senza parole. Abbiamo dato tutto, abbiamo giocato alla pari con il City, non meritavamo assolutamente di perdere questa finale. Sono stati baciati dalla fortuna perché abbiamo avuto tre occasioni incredibili, incredibili. Non c'è niente da rimproverare a questi ragazzi. Ci hanno regalato un sogno, è svanito, però non fa niente. Abbiamo dimostrato di essere dei grandi e ci riproveremo il prossimo anno. C'è solo da dire grazie, veramente grazie a tutti quanti, ai ragazzi, ai tifosi, perché ci hanno fatto vivere una giornata incredibile. E adesso avanti con la prossima stagione. Puntiamo allo scudetto, andiamo a prenderci il 20°, andiamo a prenderci la seconda stella e puntiamo ad andare più avanti possibile anche in Champions League. Ci vediamo al prossimo video.